Cari soci e cari soci del distretto 2071, siamo già arrivati al giro di boa, al giro di boa di questo appassionante anno 23-24. Appassionante perché in tutti i club che ormai ho visitato, me ne mancano solamente alcuni, veramente pochi, ho trovato in tutti voi tanta passione e tanta voglia di Rotary. E questo è stato uno dei tasti su cui io ho cercato di porre l'attenzione in tutte le mie visite ai club. Questo perché credo che mai come in questo momento tutti noi rotariani abbiamo il dovere di essere vicini alla nostra società, dobbiamo essere vicini alle nostre comunità. E non dobbiamo usare quelle frasi spesso di circostanza: sono impegnato del lavoro, non ho tempo, quest'anno non posso assumermi certi incarichi. Ecco, dobbiamo invece dire sempre sì a quando il Rotary ci chiama a svolgere una mansione o ci dà un compito. Dobbiamo sentire dentro di noi il piacere di mettersi in gioco, di mettersi a disposizione, di mettere le nostre eccellenze a disposizione di chi ne ha bisogno. E questo, peraltro, il mese di gennaio che andiamo ad iniziare è il mese dedicato proprio a questo tema, alle attività professionali. Ecco, quindi tutte le professioni che rappresentano il cuore del Rotary, e il Rotary non a caso è nato proprio privilegiando le categorie di appartenenza, proprio perché ognuno nell'ambito che rappresenta potesse dare ai soci in primo luogo, ma alla comunità e ai club in generale, tutte le sue competenze. Ma anche questa seconda parte dell'anno parte in maniera decisa perché abbiamo fra pochi giorni un grande evento che ormai da oltre 20 anni vede i Rotary del nostro distretto, della nostra regione, al centro dei festeggiamenti del tricolore. E io credo che sia un merito nostro aver ridato importanza a quella che è la bandiera, sentirla come un qualcosa che ci appartiene. Sempre nel mese di gennaio, dal 7 all'11 gennaio, si svolgerà ad Orlando anche l'Assemblea internazionale e io non posso che fare gli auguri a chi mi succederà in questo bellissimo incarico, a Pietro Belli, il quale, quando tornerà, chiaramente ci dirà tutto quello che è emerso e che è venuto fuori da questa assemblea internazionale, che è uno dei momenti topici della vita rotariana mondiale. A questo punto non mi resta che farvi i miei più cari auguri per un 2024 ricco di soddisfazioni professionali, ma soddisfazioni rotariane, e grandi auguri a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. E per questo augurio non posso che farvelo insieme a Margherita, che non era con me per gli auguri di Natale perché non sciava con me sulle Dolomiti, ma qui a Punta Ala ci siamo ritrovati e quindi insieme facciamo a tutti voi l'augurio veramente per un anno bello e ricco di soddisfazioni. Tanti, tanti cari auguri anche da parte mia.